Buongiorno, chiedo di Mosello, chiedo di medicina per l'anima, vi ricordo sempre il libro, chiedo storie di personaggi in quarta edizione. Pensieri notturni in ordine sparso, che non è sulle orchidee, su storie, pensieri notturni, come dice il titolo, che sono solo cartacei, le potete trovare qui in orchideria su Amazon, e questo lo trovate solo su Amazon come ebook, Orchidea e medicina per l'anima. Allora, ieri abbiamo parlato di Skinner, oggi parliamo di un altro personaggio molto importante che è molto legato a Skinner, perché è quello che ha convinto Skinner ad andare a cercare le orchidee. E si chiamava Bateman. Bateman è stato un grandissimo botanico inglese, era di una famiglia molto ricca. E lui, quando era al Magdalen College di Oxford, un giorno per punizione ha dovuto ricopiare mezzo libro dei Salmi perché era arrivato in ritardo alle lezioni, perché si era fermato davanti a un negozio di fiori ad ammirare una bellissima orchidea che era poi una Rhinanthera coccinea che poi ha comprato. È stato un grandissimo collezionista di orchidee, è stato un periodo che aveva la più grande collezione di orchidee d'Inghilterra. Lui appunto era di una famiglia molto, molto facoltosa e questo gli ha permesso di ingaggiare un cacciatore di orchidee, Reginald Colley, che ha spedito in America, in Centro America. Che questo Reginald Colley ha spedito parecchie orchidee a Bateman, oltre a quelle che gli ha spedito Skinner. Skinner gliene ha spedite molto di più. Comunque anche Bateman gliene ha spedite parecchie. E una di queste orchidee è stata descritta dagli indi con il nome Batemania Colley, unendo il nome di Bateman, che era quello che aveva mandato il cacciatore di orchidee, e Colley, che era il cacciatore di orchidee. Tra le altre cose, lui ha scritto. Scriveva per il Gardner Chronicle sulle orchidee sotto lo pseudonimo di Serapias e ha scritto un libro che è considerato il Sacro Graal delle orchidee perché è un libro di dimensioni mastodontiche che non ci sta in nessuna libreria, è un libro gigantesco che però è stato stampato solo in 125 copie perché non era destinato alla vendita, era destinato solo alla regina e a tutti i suoi ricchi amici. Di queste copie di questo libro ormai se ne restano poche e di sicuro si sa che ce n'è una ai Kew Gardens di Londra, uno al Mary Shelby Botanical Garden in Florida e uno all'Università di Harvard. Perché gli antiquari preferivano non vendere il libro intero ma vendere i fogli singoli perché erano tutte delle stampe di orchidee, di disegni di orchidee. E recentemente uno di questi fogli, un solo foglio, è stato venduto all'asta in America per 250.000 dollari. Pensate un po' a questi libri cos'erano. E Bateman è stato sicuramente uno dei più grandi collezionisti di orchidee della sua epoca ed è ricordato appunto da questa storia che è quello che ha infettato Skinner col virus delle orchidee, che fino allora Skinner non cercava le orchidee in Guatemala, ma da quando Bateman gli ha scritto di cercare le orchidee, spiegandogli un po' cosa erano le orchidee, lui si è messo a cercare orchidee, ha spedito in Inghilterra più di 100 nuove specie di orchidee, 100 orchidee nuove mai conosciute prima. Va bene, dai, ok, a domani.